Buongiorno a tutti. Buongiorno, Danny. Che figurino che sei, Danny. Oh, grazie. Oggi è un appuntamento con Viola. Oh, che cosa romantica. Eh già, adoro San Valentino e poi è bellissimo come abbiamo decorato la casa. Mi piace molto questo cuore al tavolo. Oh, grazie, ne ho messo uno anche dall'altra parte. Invece tu, Argentina, sei piuttosto silenziosa. L'ho notato anch'io. Dai, che c'è, Argentina? Alex non ti ha fatto gli auguri? Vieni di là e ti spiego. Finisco il latte e ti raggiungo. Ok. Eccomi. Allora che c'è? Siediti. Ok. Ok, adesso dimmi. Si tratta di Betty. Betty? Sì, e c'entrano anche Mark, sì, il suo fidanzato, e Samantha. Oh, Samantha? Hai visto su Sporchi Segreti che c'è la foto di... Sì, di Mark che bacia Betty o il contrario, non lo so. Sì, e ieri noi abbiamo fatto le detective, abbiamo spiato Samantha e Mark che erano in una classe. Abbiamo scoperto che Samantha aveva pagato Mark per fingersi il fidanzato di Betty e baciarla una volta. Lui l'ha fatto, gli ha mandato la foto ma Samantha l'ha pubblicato, questo non ho capito se era nei patti, così. Era la sua vendetta contro Betty. Oh, ma lei ne inserva una per ognuna di noi. Però visto che era San Valentino e ha visto quell'articolo, così si è cercata, ne ha cercato uno, Mark non so perché ha accettato, si vede che è anche uno un poco di buono. E l'ha fatto, però non l'ha ancora lasciata. Ah, e quindi cosa vuoi da me? Beh, prima in realtà non volevo dirtelo, ma visto che me l'hai chiesto mi puoi aiutare. Ah, beh, allora. So che tu hai un appuntamento, ce l'avrà sicuramente anche Blair con Sara. E anch'io ce l'ho con Alex. Ma penso che dovremmo andare tutti a casa di Betty. Oh, andiamo, ma... Cioè, se sa che è un traditore non dovrebbe starci male. Invece sì, passerà il più brutto San Valentino della sua vita. Dai, andremo a casa sua, la consoleremo. Così, dai, poi magari abbiamo ancora tempo di passare del tempo con i nostri fidanzati e fidanzate. Va bene. Ok, tu avverti Alex, io penso ad avvisare tutte le altre. Ah, vabbè, faccio per Betty. Ciao Blair, lo so, ti starei godendo il San Valentino, ma devi venire un attimo a casa mia. Ciao Alex, lo so che ti stai preparando per l'appuntamento con Argentina, ma devi venire un attimo a casa mia. È urgente, sì, il prima possibile. Ok, vediamo, mi sta chiamando Anna, ok, allora vediamo. Allora chiamo Luna. Dopo. Ciao a tutti ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per essere venuti, ma sappiamo che vi starete godendo il San Valentino, ma Betty ha bisogno di noi. Sì! Ma cosa le facciamo per tirarle sul morale? Io direi di andare a casa sua e portiamo dolci, cibo, film, giochi in scatola, qualsiasi cosa possa divertirla. Potremmo portare dei cioccolatini, sì, e portare delle rose, sì, arredare la sua stanza almeno. Già, perché non penso l'abbia decorata. Bene, allora faremo quello. Betty per tutti, tutte per Betty! Sì! A casa di Betty? Ah, pensare che lo amavo. Lo amavo alla follia. È un ottimo ragazzo. Ah, lo poso un attimo. Devo andare in bagno. Vi libera, venite! Dopo. Eccomi qui. Buon San Valentino! Che sta succedendo? Che ci fate qui? Cos'è questa roba? Come avete fatto entrare? Cosa succede?
Beh, ho pensato che, visto quello che abbiamo scoperto ieri, eri triste e non volevamo che passavi un bruttissimo San Valentino. E così abbiamo rinunciato ai nostri appuntamenti romantici per passare questa giornata con te. Già, perché un'amica è più importante del resto. Oh, ragazzi, ma non dovevate? Invece sì, vogliamo vedervi felici. Oh, siete super gentili. Allora, via con la musica! Sì! Allora prendo questo biberon con il cuore. Ottima scelta. Aspettate, ma magari prima mi cambio. Ok. Eccomi qui. Ora prendo il biberon. Davvero buono. Perché ho preso questi frappè così buono? Oh, li abbiamo presi alla pasticceria. Tutta questa roba. E là ci sono anche delle altre cose nel caso non bastassero. Poi siamo passati ancora a casa di ognuno per prendere delle decorazioni da mettere, anche dei fiori. E abbiamo portato dei giochi da tavolo. Davvero, Regentina, non so come ringraziarti. Sei proprio la mia migliore amica. Questo. La mia migliore amica. Qui non serve dire bene, ma bisogna dire benissimo! Ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Scriveteci nei commenti come avete passato voi il San Valentino. E Betty, te lo aspettavi che ti avrebbero fatto una festa così magnifica? Ma assolutamente no. Io pensavo di rimanere tutto il giorno a letto, guardare il telefono, la tele o dormire, insomma, passarlo bruttamente. Degli amici fantastici. Oh, soprattutto una migliore amica. Brava, Argentina. Iscrivetevi. Lasciate un miliardo di like, condividete il video o spargete la voce. Attivate la campanella che è vicino alla parola iscriviti. Abbonatevi. Diteci appunto come avete passato il San Valentino, cosa avete mangiato, con chi lo avete passato, dove lo avete passato e niente. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vi auguriamo un bellissimo San Valentino. Ciao!